Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione, cari fratelli e sorelle, do un saluto di benvenuto a tutti voi, in particolare al gruppo di Piacenza, insieme al proprio assistente spirituale. Salutiamo anche coloro che ci seguono attraverso Padre Pio TV, in particolare i nostri fratelli anziani e ammalati. E all'inizio appunto di questa celebrazione eucaristica chiediamo insieme la conversione del nostro cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene, ma in me c'è il desiderio del bene, ma non per la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita
perché la tua legge è la mia delizia. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia. E così accade. E quando soffia lo sirocco, dite: farà caldo. E così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice. E il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola di questa giornata ci invita a riflettere profondamente sulla nostra vita spirituale e soprattutto sulla capacità che noi abbiamo di operare il bene. Nella prima lettura San Paolo ci ha raccontato un po' la sua esperienza di vita spirituale, un'esperienza che lo portava certamente a confrontarsi con la debolezza della sua natura umana, della sua persona, della sua volontà, di fronte al fatto che nel suo cuore c'era il desiderio del bene, ma poi, ecco, proprio in ragione della sua fragilità umana, molte volte compiva e agiva non secondo questo desiderio. È un po' il dilemma che ci portiamo anche noi nel nostro cuore e nella nostra vita, combattuti giustamente tra ciò che reputiamo a volte il bene, soprattutto nei termini di quei valori evangelici che abbiamo abbracciato, e poi l'esperienza, purtroppo, della nostra stessa fragilità nel soccombere alla tentazione e a tante realtà e a tanti atteggiamenti da cui a volte facciamo fatica a distaccarci. È un po' l'eterna lotta tra il bene e il male, tra ciò che appartiene alla nostra natura umana ferita dal peccato e quindi debole per certi aspetti, e quello che invece potrebbe essere una grande aspirazione.
Forse è proprio lì che dobbiamo concentrare le forze spirituali per un impegno che ci vede sempre, ci deve vedere sempre impegnati nell'essere fedeli, coerenti con quel battesimo che abbiamo abbracciato, che poi in fondo ci rivela che è possibile superare il male, che è possibile sconfiggerlo. Come Paolo stesso conclude nella lettura di oggi, grazie a Gesù Cristo. Perché certamente se dovessimo contare soltanto ed esclusivamente sulle nostre capacità umane, rischiamo di soccombere davvero. Ma la grazia di Cristo, dice anche in un altro passo, sovrabbonda là dove anche il peccato forse ha avuto la sua forza. E allora certamente la persona di Gesù diventa per noi il punto di discernimento, la persona alla quale dobbiamo riferirci proprio per comprendere innanzitutto qual è il bene e qual è il male. Non a partire dal nostro modo di pensare, dal modo di pensare del mondo, le mode ed altro, ma a partire da quello che Cristo ci ha chiamati a vivere, attraverso il battesimo, attraverso i sacramenti, la preghiera e attraverso poi tutto l'impegno nella vita che deve tradurre in gesti autentici e veri quelle che sono le nostre scelte. Ecco perché è importante il discernimento. Gesù lo sottolinea molto bene oggi, laddove dobbiamo effettivamente guardare nella profondità del nostro cuore e non solo, ma anche delle realtà che ci circondano, per capire davvero ciò che è bene e ciò che è male. A partire dalla sua parola, Gesù condanna un po' gli interlocutori del suo tempo perché sono capaci di leggere i segni esteriori addirittura della natura, sanno distinguere se arriva il freddo, il caldo, la pioggia o la siccità, a partire dai segni esteriori di una natura che certamente parla anche attraverso questi segni. Ma poi, dice Gesù, sapete fare questo? Ma non sapete leggere questo tempo, che era il tempo in cui Gesù si è manifestato per rivelare innanzitutto la presenza di Dio nel mondo. E non sono stati capaci di cogliere in maniera straordinaria questa presenza nella persona di Cristo. E quindi di conseguenza non saper cogliere il momento opportuno per vivere della grazia di Cristo. Ecco, anche Gesù oggi dice a noi che forse sappiamo leggere ancor più i segni esteriori di una realtà di vita, delle relazioni, addirittura anche i segni esteriori della natura con il progresso della scienza e della tecnologia, sappiamo quasi prevedere tutto, ma poi facciamo fatica a leggere del nostro cuore qual è il bene e qual è il male, ma soprattutto facciamo fatica a cogliere il senso di una rivelazione di Dio nella nostra vita per vivere pienamente e sinceramente di ciò che Dio ci chiede. Ecco, siamo invitati effettivamente dalla parola odierna ad impegnarci in questo senso. Il discernimento, che ha come primo punto di riferimento la parola di Dio, dove si esprime la sua volontà e dove Dio ci chiede e ci chiama a vivere una vocazione, il discernimento deve avere il primo posto nella nostra vita, saper guardare in profondità, avere un occhio penetrante, come dice la Bibbia, che ci deve permettere davvero di giungere innanzitutto nelle profondità del nostro essere. Perché la parola di Dio mira innanzitutto a convertirci, a cambiare il nostro cuore, a darci quella forza che, come dice Paolo, se è fondata esclusivamente sul nostro essere umano, soccombe al male. Ma cogliere nel profondo quello che può essere il dono di una grazia di Dio alla nostra vita e anche noi ringraziare Gesù Cristo per averci dato la forza di vincere il male e compiere il bene. Sia lodato Gesù Cristo.
Per scrutare i segni dei tempi ed interpretarli alla luce del Vangelo occorrono occhi penetranti, e gli occhi si purificano nella luce di Dio. Immergiamoci in essa con una preghiera suggerita dalla fede e animata dall'amore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Dio della vita. Ascoltaci, o Dio della vita. La vita è una lotta interiore, incessante e a volte tragica tra il bene e il male. Perché non ci chiudiamo mai in noi stessi, non ci fermiamo agli aspetti psicologici, politici e sociali dei problemi, ma facciamo appello a Dio e alla sua grazia, preghiamo. Ascoltaci, o Dio della vita. In Cristo Gesù siamo diventati creature nuove, in possesso di forze spirituali sconosciute alla semplice natura. Perché sappiamo ricercare in Dio sicurezza e gioia interiore, forza nella lotta, vittoria nelle tentazioni, preghiamo. Ascoltaci, o Dio della vita. Il Signore ci apre agli occhi del cuore a ben comprendere i segni dei tempi, in modo da rispondere ai perenni interrogativi sul senso della vita presente e sul nostro destino eterno, preghiamo. Ascoltaci, o Dio della vita. Perché dalla molteplicità degli eventi sappiamo sempre risalire a Dio, il vero protagonista della storia dell'umanità e del mondo, preghiamo. Ascoltaci, o Dio della vita. Il Signore, fonte di misericordia e di perdono, concede ai nostri fratelli defunti la gioia eterna dei suoi santi, preghiamo. Ascoltaci, o Dio della vita. O Cristo, che ci hai reso partecipi della tua dignità profetica, non lasciarci mai mancare lo spirito di discernimento per cogliere sempre e in tutto il tuo volto e la tua presenza, così da lodarti in ogni momento e circostanza con cuore esultante di gioia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla tua gloria del Signore, per i fini nostri di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il segno della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, l'unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna
insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, ma di soltanto. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Thank you.